Signora, qual è il motivo, a suo parere, valido che l'ha spinta a frequentare un corso di informatica? E dell'uso di internet, che cos'è che l'ha interessata di più? Interessano le notizie, la politica, lo sport, tantissime cose, giusto per essere un po' aggiornata, parlare con qualcuno e non sentirsi proprio fuori dal mondo, per avere una piccola informazione almeno di quelli che riesco a prendere. Però è comodissima, ci aiuta a vivere l'anziana, quanto più vanno. Signora, ha avuto problemi ad imparare l'uso del computer? Ma il primo impatto non è stato tanto facile, anche perché con il mouse era un po' difficile manovrarlo e tenerlo fermo o cliccare sempre appositamente in quel punto dove doveva cliccare, però ci siamo abituati presto. Con la tastiera un pochettino più di difficoltà perché i pulsanti sono diversi, c'è più lavoro e uno era sempre un po' spaventato per quanto riguarda uno spavento da niente, diciamo. Però gliel'abbiamo fatta e siamo riusciti nel nostro tempo, con molta soddisfazione. E ci sono stati momenti in cui si è pentita di aver partecipato al corso? No, mai. Ce lo hanno permesso e penso che è stata un'esperienza bellissima per me e per tutte le compagne, diciamo, del corso. E mai un pensiero ha potuto balenare nella mente di poter rinunciare, perché abbiamo insegnato tante cose e quindi, essendo nonni a tempo pieno, non avendo a volte nemmeno la disponibilità di uscire, di poter fare spese, di andare alla posta, ci ha aiutato perché ho imparato a lavorare anche su questo campo e perfino dal mio profilo andare a vedere in banca tante cose che non avrei potuto mai immaginare di poter fare. Signor Domenico, che effetto le fa ritornare tra i banchi di scuola e per di più con un computer che prima non aveva mai utilizzato? Bellissimo, mi sembra di essere tornato un po'. Anzi, ragazzi, e poi ho avuto la fortuna di avere un insegnante complessivo e paziente che non si meraviglia di niente. Anche se mi capita spesso di fare lo stesso sbaglio, mi consola e sempre mi incoraggia. Con lui, anche se mi deprimo, sa, le prime volte tra il controllare le mani sulla tastiera e ricordarsi tanti passaggi, viene un po' d'ansia, che sembra che tutto sia avvolto nel testo, ma basta con un po' di esperienza e pazienza e tutto va a posto. In questo corso che cos'è che hai imparato meglio e nel minor tempo possibile? Nel corso, diciamo, che abbiamo fatto, per me quello che è stato più facile capire come funziona internet, come usare i motori della ricerca. Scrivere in una lettera mi è rimasta una cosa leggermente più difficile. Poi a me, essendo un
diciamo, sportivo, interessato a tante cose sui giornali, vado sempre a cercare, diciamo, sulle riviste cose che, diciamo, dovrei vedere sul giornale, non avendo il tempo, io me le guardo, diciamo, su internet. Poi un'altra cosa, diciamo, che a me mi è piaciuta, essendo, diciamo, che mi piace conoscere tante razze di cani, che non sapevo che almeno esistessero altri, che io manco sapevo che veramente potesse essere una cosa regolare o legittima, cose che non si sono mai viste. Poi ho cercato su internet, per esempio a me c'è un ginocchio che mi dà fastidio, e ho cercato sull'Enciclopedia Medica, giustamente dicendo quello che io ne sento, e ho scritto che ho il meniscus rotto del ginocchio e ho chiesto parere al dottore. La risposta, diciamo, me l'hanno data, è una risposta valida. Che devo stare attento, devo fare tanta bicicletta,